accumulazione, conservazione e trasmissione sono tre concetti che evocano altrettante fasi diverse del ciclo di vita di una famiglia, che idealmente può essere diviso in quattro fasi. La prima è la fase di inserimento nel mercato del lavoro, la seconda è quella che chiamiamo di sviluppo, in cui iniziamo a consolidare il nostro ruolo nel mercato del lavoro e quindi iniziamo, possiamo dire, a far carriera. La terza fase è quella di massima, diciamo, espressione del singolo nel mercato del lavoro e quindi raggiungiamo il massimo in termini di professionalità e di carriera. La quarta fase è quella del pensionamento. L'accumulazione naturalmente è tipica della fase di inserimento e della prima parte dello sviluppo. La fase di conservazione va a collocarsi su quella di fine sviluppo, maturità, la trasmissione si colloca nella fase del pensionamento. È chiaro che ciascuna fase del ciclo vitale ha sue specificità in termini di eventi che la caratterizzano, in termini di obiettivi, progetti di vita ed infine in termini di rischi. E la consulenza finanziaria ci deve proprio far capire quali sono queste specificità dandoci delle risposte. Pensiamo ad esempio alla fase di accumulazione.